Henry Winkler, volto di Arthur Fonzarelli per tutti i Fonzi, non era soltanto l'invincibile bullo dal cuore tenero, quello che mandava in visibilio le ragazze ed era lo spauracchio di tutti i ragazzi quando li richiamava nei bagni di Arnold's, quello rimasto celebre per il suo "Ehi". No, Fonzi era anche altro, era anche un motociclista e, nonostante la sua moto si vedesse molto raramente, il suo giubbotto di pelle, nera, molto simile a questo, era il suo marchio inconfondibile. Non ho mai amato particolarmente il personaggio di Fonzi e in generale la serie Happy Days, che dipingeva una gioventù molto stereotipata, bidimensionale, comunque molto diversa, lontana dalla nostra. In particolare la famiglia Cunningham non mi era simpatica, con questo Ricky timoroso, con le sue lentiggini, col padre Howard ferramenta modesto ma delle chiare ambizioni massoniche, col suo baschetto leopardato. Al limite preferivo l'amico, inutile, Pozzi, oppure Ralph Malf, vivido e credibile come qualsiasi idiota che si rispetti. Comunque sto divagando. La notizia vera è che la moto di Fonzi è all'asta. Già, proprio così, la Triumph TR5 Scrambler di Arthur Fonzarelli verrà battuta all'asta da Bonhams a Los Angeles il 12 novembre prossimo. Per l'asta si attende un successo record, probabilmente la moto verrà venduta a oltre $100,000, o almeno così immaginano i quotisti inglesi di Ladbrokes. I bookmaker infatti mettono l'opzione oltre $100,000 a 1,67 sul tabellone. Come sicuramente avrete intuito, se anche li avessi non spenderei mai $100,000 per la moto di Happy Days. E mi chiedo allora, per quale moto del piccolo o del grande schermo sarei disposto a spendere una fortuna? Beh, la mia scelta l'ho fatta e cade su una moto modesta forse, ma legata a una grande pellicola, cioè la Kawasaki Z440 LTD di Rusty il Selvaggio. E voi, se poteste, quale moto scegliereste per immaginarvi protagonisti di un film?